La cronaca stringe e ci costringe ad occuparci anche in questa puntata di immigrati. Vi dico subito, avevamo preparato uno speciale sui paesi del terramano colpiti dal terremoto, ma abbiamo dovuto fare un cambio programma rispetto a una notizia che in questi giorni sta facendo il giro non solo in Abruzzo, ma anche a livello nazionale. Siamo a Manoppello, in particolare siamo a ridosso di un ristorante. I Calanchi, alle mie spalle questa struttura nuovissima, come vedete, che dovrebbe accogliere inizialmente 40 immigrati. Che cosa è successo? È successo che a Manoppello i residenti della zona si sono opposti, hanno formato un comitato, hanno già raccolto in pochissime ore 500 firme. Dov'è la notizia, direte voi, visto che episodi del genere ci sono un po' dappertutto? La notizia è che in qualche modo Manoppello, come sapete tutti, è la città simbolo dei emigranti. Da questo paese sono partiti centinaia di lavoratori, in particolare in Belgio, alle miniere di carbone, la tragedia di Marcinelle che voi tutti conoscerete. La maggior parte delle vittime veniva proprio qui da Manoppello. Quindi diciamo un paese che dovrebbe essere sensibile a questo tipo di fenomeno e che invece clamorosamente si oppone. Noi raccoglieremo un po' di pareri sia a favore sia contrari, cercheremo anche di capire se questo tipo di struttura è in grado o meno di accogliere questi migranti. Andiamo a vedere. Dei 136 minatori italiani sepolti vivi ad oltre 1000 metri sottoterra in quel tragico 8 agosto del 1956 alle miniere di carbone di Marcinelle, 23 erano giovani di Manoppello, ma sono stati molti di più quelli partiti da questo piccolo centro ai piedi della Maiella già dall'inizio del Novecento, diretti in ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, dall'Argentina al Belgio, per scappare dalla povertà e dalla mancanza di un lavoro ed assicurare ai propri cari dignità e qualcosa da mettere nel piatto. Manoppello, popolo di migranti che non tollera la presenza di immigrati? Se lo sono chiesti molti in questi giorni nell'apprendere la notizia di una petizione promossa da alcuni abitanti e che in poco tempo ha raccolto 500 firme per dire no all'arrivo di 24 immigrati, per la precisione, in una struttura nuova di zecca all'interno dell'azienda agricola Moffa in contrada Colle Sant'Andrea. Ma il paragone tra questi immigrati e gli emigranti di Manoppello non regge, e a gridarlo con decisione il primo cittadino, Giorgio De Luca.
Questa vicenda ha fatto il giro d'Italia non tanto per il fenomeno in sé, comunque sono casi del genere, ce ne sono un po' dappertutto, ma perché Manoppello, ovviamente, quando si parla di Manoppello, sindaco Giorgio De Luca, non si può non pensare a Marcinelle. Ecco, forse questo abbinamento non vi piace tanto. Beh, assolutamente questo paragone non ci piace affatto. Marcinelle è il simbolo dell'immigrazione italiana. Oggi stiamo parlando di immigrazione, diciamo, che in questo momento sta coinvolgendo un po' tutta l'Italia. Quindi questo paragone non è affatto accettabile. Ricordiamo bene che negli anni del 56, quando ci fu la tragedia di Marcinelle, tantissimi italiani andavano all'estero, però si andava per lavoro. C'erano delle richieste, avevano la possibilità di lavorare, avevano la possibilità di fare una famiglia, di rimandare, diciamo, il loro sudore, il loro sacrificio, delle rimesse mensilmente alle loro famiglie che stavano in Italia. Quindi noi, l'abbiamo sempre detto, noi siamo fortemente grati all'immigrazione italiana perché anch'essa ha fatto ricca l'Italia, l'Italia del boom economico. Oggi parliamo di emigrazione. Sotto un altro aspetto, c'è l'aspetto che c'è l'obbligo di ricevere tantissimi immigrati, soprattutto diciamo del Nord Africa, che vengono qui per altri motivi. Quindi non è che vengono per lavoro, vengono per altri motivi, quindi la differenza non è affatto accettabile. E in qualche modo, in questo senso, si sente di accogliere in qualche modo la petizione che in questi giorni sta interessando il paese? Ma la petizione è tutt'altra cosa. Effettivamente c'è molto timore da parte di tanti cittadini di Manoppello perché manca un po' di sicurezza, manca anche la sicurezza da parte della nostra vigilanza. Noi nel comune di 7.000 abitanti abbiamo appena due vigili, c'è una caserma di carabinieri che fa, diciamo, brodo, nel senso che ha problemi di agibilità, stiamo cercando da circa 13 anni affinché venga realizzata una caserma dei carabinieri appunto per garantire e dare maggiore sicurezza. Ci sono anche dei furti quasi quotidiani in questo territorio, quindi la preoccupazione c'è. C'è stato anche il terremoto che ha un po' scosso tutti quanti, c'è stata una vicenda della scuola qui elementare che dà alcuni problemi, quindi il momento non è dei più felici. In ogni modo, la norma del Ministero degli Interni parla chiaro, viene rimesso tutto alle prefetture, le prefetture, decidono e voi sindaci da questo punto di vista avete un po' le mani legate, no? Anche questo è un problema molto serio. In effetti a tutt'oggi non c'è nessuna comunicazione ufficiale da parte della prefettura. Io ho avuto un incontro con Moffa, che è il titolare, diciamo, di questa azienda ricettiva, e anche con l'ARCI, che sarebbe quella ditta che dovrebbe, la cooperativa che dovrebbe gestire gli immigrati. Da parte loro nessun problema, anzi massima disponibilità. Massima tranquillità, ne sarebbero 24. Tra l'altro, quando vennero, io ho già dato comunicazione al Consiglio, al primo consiglio utile, ho riferito a tutti i consiglieri durante una seduta del Consiglio Comunale che c'era questa possibilità che 24 immigrati sarebbero venuti a Manoppello. Da parte di tutti i consiglieri non c'è stata nessuna opposizione, la cosa è rimasta così. Poi avemmo il terremoto. C'è stato il terremoto del 30 di ottobre che ci ha un po' depistati su altre attività. Il problema maggiore non è tanto la preoccupazione dell'accoglienza, perché sotto quell'aspetto sono certo che non c'è nessun problema. Diciamo, l'attività è buona, stai in un bel posto, certamente vai in un posto dove è fortemente isolato, quindi le preoccupazioni delle forze dell'ordine, dei cittadini che non si vedono garantiti, ci potrebbe anche stare. Come appunto detto prima, ne sono 24, hanno anche attività da fare perché si parla che possono fare, insegnare, avere dei, diciamo, fare degli studi sulla lingua italiana, fare attività di ogni genere. Sono convinto che l'ospitalità sia maggiore anche da parte di quelli che poi andranno ad aspettarsi loro a conoscere direttamente. L'integrazione ci sarà, questo non è un problema. Diciamo privato. Il problema secondo me è di carattere nazionale o addirittura europeo, perché tutta questa gente che viene in Italia,
non siamo forse in grado dopo noi di integrarli veramente, perché quale integrazione possiamo dare se non c'è lavoro? Cioè quale futuro possiamo dare a loro? Quindi sarebbe opportuno che invece di prendere dei provvedimenti locali ci fossero dei provvedimenti a livello nazionale, ma soprattutto europeo. Avremmo voluto sentire anche la voce di coloro che hanno promosso la tanto discussa petizione. Li abbiamo invitati a dire la loro, ma hanno preferito trincerarsi dietro un meglio di no. Per la verità ci sono anche altre associazioni di Manopello che al contrario invitano alla distensione nella misura in cui tutte le regole vengano rispettate. Ed allora non ci resta che andare alla fonte per capirne di più, il titolare dell'azienda agricola che ha firmato il contratto con la prefettura. Nicolino Moffa, proprietario della struttura, innanzitutto le notizie ad oggi quali sono? Quanti saranno questi ragazzi che verranno qui e che cosa le hanno assicurato? Da quello che mi hanno detto ne sono massimo 24. Quando vengono non lo sappiamo. Mi hanno assicurato che sono giovani, diciamo, della seconda generazione. Io non li chiamo emigranti, li chiamo ospiti. La seconda generazione sono quelle a cui loro pensano di prepararle, di farlo scuola per quanto riguarda la lingua e anche insegnarle qualcosa e fare didattica su questi giovani. Quindi garanzie ben precise, nel senso che non vengono qui sbattuti in questo luogo che, per quanto sia bello, insomma, è anche abbastanza isolato. Comunque saranno occupati in qualche modo. Mi hanno assicurato che saranno occupati in più, io ripeto, ho fittato, per cui non tocca a me gestire, però ho preteso che qui vi fosse, oltre agli ospiti, anche un responsabile della struttura, che appena si insedieranno io darò il telefono a chi me lo chiederà dei vicini, in modo che se vedono qualcosa di anomalo lo segnalano e cerchiamo di autoproteggerci. In più gli ho affidato 2500 metri quadri, oltre ai 650 metri di struttura che, come potete vedere, sono in perfetto stato di efficienza, 2500 metri di piazzale, perché pare che ci vogliono fare anche un gambetto da calcio e qualche altra cosa per fargli fare anche dello sport. In più hanno già contattato qualcuno che c'ha palestra, per cui anche per poterli, diciamo, far andare in palestra, nell'incubare, e soprattutto il mio augurio è quello che questi imparano a fare qualcosa in agricoltura, che mi aiutano, perché l'azienda è grande e io ho difficoltà, non trovo mai nessuno disposto a fare questo lavoro. A chi si sta opponendo in un centro come Manopello, che è un centro simbolo dell'emigrazione, vogliamo dire, cosa vorrebbe dire lei? No, io dico che sicuramente capisco la paura ce l'ho pure io, perché io quando rimango qui e non torno a Campobasso dormo a fianco a loro, per cui ce l'ho pure io. Però noi dobbiamo prendere anche la cosa buona che ci può venire da questo. Sicuramente sono delle persone che scappano dalla guerra e di altre cose, sono giovani che hanno bisogno di tutto, quindi può darsi pure che non sia tutto quello che si può immaginare. Dobbiamo aprirgli il cuore, come hanno fatto con tanti e tanti italiani, compresi quelli di Manopello, che hanno trovato addirittura la morte a Martinelli. Quindi ci dobbiamo aprire, dobbiamo prendere la parte buona di questi ragazzi. Soltanto qualche mese fa la visita a Manopello della principessa Astrid del Belgio in compagnia dell'ex premier belga, guarda caso figlio di migranti abruzzesi, Elio Di Rupo, in occasione del 60° anniversario della tragedia Bois du Cazier, in una sorta di riconciliazione tra questo paese che così tanto ha dato ed il Belgio, che ha faticato non poco a lasciarsi alle spalle quella terribile immagine di mangia spaghetti, per riconoscere che la propria economia è anche figlia del sudore, del sangue degli italiani partiti da qui.
Quando si parla di Manoppello non si può non far riferimento a Marcinella, e quando si parla di Marcinella non si può far riferimento a Nino Di Pierantonio, che è un po' la memoria storica di quella tragedia. Anche per questo lo abbiamo voluto ascoltare per questa vicenda degli immigrati a Manoppello. Dicevamo, Nino, guardando bene la struttura ci è venuto un ricordo a quei capannoni di legno a Bois du Cassier. Sì, era il campo numero 12, campo naturalmente dei prigionieri di guerra, dove anch'io con la famiglia, mamma, papà, abbiamo abitato per 3 mesi là. Non è che erano tanto belle, eh? Le strade erano un po' come qui, senza asfalto, qui hanno l'acqua e il riscaldamento, noi non ce l'avevamo, quindi già qualche cosa di vantaggioso questi qua ce l'hanno senz'altro. Sicuramente saranno più confortevoli questi alloggi per questi 24 ragazzi, si spera. Ecco, Nino Di Pierantonio, al di là dell'associazione che rappresenta, ecco, però Nino Di Pierantonio, cosa pensa di questa vicenda? Io penso che comunque sia, io parlo da umano e da cristiano, bisogna dare una mano senz'altro a chi ce lo chiede, se veramente ne hanno bisogno, perché di delinquenti non ne abbiamo bisogno in Italia, ce ne sono già a sufficienza dalle nostre parti, ma se questi che arrivano sono dei bravi ragazzi li dobbiamo accettare. Peccato però che arrivano solo loro, magari non arrivano le loro famiglie, ecco, forse ci sarebbe una garanzia maggiore per il popolo italiano, perché vedendo una famiglia si ha un'altra idea di chi arriva, ma vedendo solo uomini si ha un po' il dubbio che magari vengono per delinquere o cosa del genere. C'è differenza tra questi ragazzi e quelli che erano, dire, i tuoi parenti, i tuoi genitori? Ma senz'altro c'è differenza. Papà, quando partì ed era un ragazzo anche lui, insieme a tutti gli altri, erano tutti giovanissimi, andarono lì per lavorare. Che cosa facevano? Il lavoro di miniera. O quello per mantenere la famiglia, appunto, perché portavano dietro i figli, le mogli e quant'altro, era per lavorare. Questi non vengono per lavorare, vengono a mani nude, come se vogliamo chiamarlo in questo modo, e chiedono di tutto, quindi noi come italiani dobbiamo aiutarli ad avere tutto, dalla casa ai pagamenti vari, cose che gli italiani, mentre invece hanno, devono, io devo pagare le tasse, altrimenti lo Stato mi tartassa, ecco, scusate il gioco di parole, ma è così. Tolleranza o intolleranza, il vero rischio è come sempre perdere l'equilibrio, ed allora il vecchio caro buonsenso ci viene in soccorso nel fare la sintesi della questione. Legittimo il timore degli abitanti che raccolgono firme contro l'arrivo degli immigrati, ma è anche legittima la disponibilità, in presenza di una struttura ben attrezzata, del privato ad accoglierli. Nel mezzo, la giusta pretesa che tutto venga fatto nel totale rispetto delle regole, che gli ospiti vengano messi nella condizione di non lasciarsi rapire dall'ozio e che i residenti vengano assicurati che non c'è nulla in tutto questo che rappresenti per loro una minaccia. E su una cosa però dobbiamo essere tutti d'accordo: lasciamo gli emigranti di Manoppello, i loro sacrifici, spesso costati una vita, al ricordo dei loro cari e alla nostra infinita gratitudine.